Signori, belle mie, benvenuti in un nuovo episodio di Atomic Heart. Nell'episodio precedente abbiamo continuato ad esplorare questa zona in cerca degli arti per riparare un robot telescova, praticamente il robot donna che ti rompe un pochino il cazzo, ecco. Il problema è che ogni arto ci portava in un'area con tanti nemici, abbiamo affrontato tra l'altro un boss che mi ha fatto perdere una marea di tempo. Però grazie a lui ho scoperto che c'è un inventario qua sul deposito che non sapevo di avere, dove lì venivano depositate tutte le munizioni in più, varie cose. Quindi, maggiore? E sta cosa, vi dico la verità, non è che mi piaccia tanto, perché comunque il nostro inventario, guardate, non c'è un cazzo. Ci posso anche mettere 1000 armi qui, ma non avrei spazio per mettere i colpi, per farvi capire. Ma gli stessi Neuromed che occupano uno slot ognuno. Cioè, una medicina di questa, raga, non fa un cazzo praticamente. Ne devi mettere almeno 4, 5, 6 appresso. Era più bello se almeno era uno stock, no? Magari uno stock da 5, da 6, come le munizioni, che ne porti 35 in un quadrato. Non è che te le fa mettere 1, 2, 3, 4, 5, hai 5 proiettili in 5 slot. Questa cosa è un pochino brutta, vi dico la verità. Però, dai, andiamo avanti. Vediamo se riusciamo a trovare quindi questa testa, che è l'ultima cosa che ci manca. In teoria. Buongiorno. Attenzione, è stato amore a prima vista. Oddio, questi sparano. Crostini, da dove cazzo si esce? Da sottoterra? Ok, questi possiamo eliminarli così. Dove cazzo è esploso? Minchia, devo andare veramente sottoterra? Cadaveri tutti massacrati, però anche per i cadaveri, raga. Dio mio, questo è un gioco nuovo, non mi puoi fare i cadaveri tutti uguali, raga. Questo tipo di cadavere l'ho visto 26.000 volte. Ma guarda, manco fatto apposta, uno qui e uno qui. Cioè, queste sono persone, mica sono robot, sono tutti uguali. Tutti uguali, raga, li hanno fatti. Guarda. E sta cosa ne fa un po' un difetto. Io posso capire nei giochi di una volta che non c'era abbastanza memoria nel disco per mettere, già per caricare tanti volti, tante cose. Allora si usavano gli stessi personaggi. Ma mia, un gioco nuovissimo, è del 2023 se non sbaglio. È un gioco di quest'anno, tu me lo fai con... Ma poi almeno mettimene uno in ogni livello, magari in ogni zona, non uno... 5 in una stanza che te ne accorgi volendo. Piccolezze però che inaccettabili in un gioco del 2023. Proprio chiaro. Anche il fatto che non si spacca un vetro è un po' inaccettabile. L'inventario è fatto male. E già sono 3 difetti. Per quanto riguarda il gameplay, invece almeno quello è molto piacevole da fare. Il loot è soddisfacente. Sono quelli lì, sono per adesso gli unici difetti che ho trovato. Anche se quello dei cadaveri uguale, sti cazzi, minchia di Maria, quanti cazzo siete. È un po' inutile però sto potere, perché diventa forte solo dal momento in cui io vi faccio pure la scarica. Allora loro subiscono danni di elettricità. Il problema è che loro non sembrano proprio molto, come cazzo si dice, deboli, vulnerabili all'elettricità. Io dovrei fare tipo così, sempre se li prendi, perché come vedete è un po' impossibile. Madonna, quanto cazzo levi tu. Cazzo succede ora? Cosa si sta attivando? Oddio, cazzo, è il team di Baywatch. Attenzione, cazzo, corri. Ah, ti piace così, stronzo del cazzo. Oh, in teoria adesso loro subiscono danni di elettricità, ma come vedete è durato da Natale a Santo Stefano. Qua possiamo scassinare, com'è che funziona? Questo? Aspetta, non mi ricordo come funzionava. Ah, così, ok. Solo col mouse. Questo è un po' alla Fallout, però fatto in questo stile. Non è difficile. Charles, quindi dopo aver abbandonato l'idea dei connettori beta hanno creato i connettori neurali con potere discrezionale. Sì, la lotta per il potere al Cremlino non avrà fine. L'elite del partito ha insistito per mantenerlo anche nel collettivo. Beh, è il nostro governo, no? Siamo l'URSS. Lo siamo, ma il collettivo è stato progettato per essere di chiunque sulla Terra e l'URSS non è l'unico stato. Non possiamo aprirlo a capitalisti e imperialisti. Perché no? Il collettivo è stato progettato per essere l'unione mondiale degli esseri umani in cui i robot faranno tutto al posto loro.
tutti avranno le stesse opportunità. Ai capitalisti non piacerà. Purtroppo, per chi ha il potere, l'uguaglianza non sarà mai allettante. Quindi, per non essere schiacciato dal Cremlino, Sechenov ha inserito la programmazione del potere discrezionale nel collective. Capisco. Siamo sempre lì, giochi di potere, giochi di cazzi e giochi di mazzi. Andate a fare in culo tutti e fatemi uscire da sto posto di merda. La Cina. Cosa cazzo era? Devo andare lì dentro il polimero incredibile. E però come cazzo salgo nel polimero incredibile? Spero che... Maleducato! Ma non importa! Vabbè. No, no, no. Salta! Mamma mia, che però, che gioco di merda. Beh, di nuovo continuo a sbagliare. Ma poi dove cazzo sono... Cioè io non ci sto credendo dove cazzo mi ha fatto comparire. Ok raga, mille anni dopo. Quindi eccomi dov'è? Qua. Saltiamo qui e poi da qua penso. No, qui poi vado. Ah no, devo proseguire di lì. Ah, vorrei provare pure il salto lì, ma per sicurezza. Vorrei ricadere e perdere poi il doppio del tempo. Vado direttamente così. Porca puttana. Ma tu guarda, sono ritrovati qui questi. Diventando forti i robot però, eh. È morto pure quello? Minchia, quello è quello più corazzato. Fortunatamente ce lo siamo tolti dai coglioni. Però siamo fuori, raga, che già è più bello di questi cazzo di posti, laboratori, varie situazioni lì. Ok. Siamo ufficialmente fuori. È da qui che arriva l'energia elettrica. Ne sei sicuro? Assolutamente sì. Come? Perché in questo posto c'è una delle mie cose preferite in tutto il cazzo di mondo. Cosa? Un relè. Davvero? Pensavo che preferissi i barattoli. No, dai. Allora, devono essere tre verdi. Quindi questo intanto lo devo deviare in modo che vada di qui. E questo devo deviarlo in modo che vada da quest'altro lato. Quindi se io scambio questi forse... Perfetto. Qua è tutto chiuso. Bene, attiviamo qua. Adesso dovrebbe funzionare. Ok, siamo ufficialmente fuori da questo incubo di merda. Buon Giorgio. Oddio, placati. Ci sono 20.000 pericoli. Sto cazzo di pianeta. Se ti spruzzo un po' di sperma qua. Dai, lo elettrifico. Vabbè, c'è pure quello lì. C'è una casetta nel nulla. Fuori è bello perché si può esplorare veramente tanto. È bastato? No. Tu devi rompere fino all'ultimo. Fino. Quando ne hai le capacità di scassare la minchia, tu devi continuare a scassarla. Allora, a questo punto direi che qua abbiamo finito. C'è una macchinina, questa sembra quasi funzionante. Peccato che non si possono prendere i veicoli. Sarebbe bello un modo per spostarsi tranquillamente, più veloce. Svedoska, progetto sbloccato. Attenzione, nuovo corpo a corpo. Qua c'era pure un cadavere da qualche parte. Nel frattempo io lutto tutto. Bello, guarda che veicoli qua. Peccato, classici veicoli sovietici. E questi qui sono delle recinzioni fondamentalmente. Non possiamo fare nient'altro. Attenzione! Charles, wow, ma ci sono i veicoli. Perché pensi che Filatova fosse in combutta con Petrov per altri motivi oltre all'amore? Sottolineo che Larissa Filatova è una scienziata esperta e di talento. Ha portato a termine da sola un progetto che le più grandi menti scientifiche del mondo non avrebbero potuto realizzare. Cosa intendi? Sti gran cazzi. Autorizzazione in corso. Devo potenziarmi. Allora, vediamo. Vai a cagare.
Vediamo se riusciamo a potenziare il nostro personaggio. Abbiamo altri 165 neuropolimeri. Questo cos'è? Aggiungono una batteria in più a delle camere di riciclo. Questa qui con 104 neuropolimeri è strautilissimo, perché abbiamo 4 tacchette nella nostra arma. Perfetto, una volta che ci siamo potenziati, vedrei un po' come siamo messi a deposito. Ok ragazzi, ci siamo ordinati l'inventario, potenziato il fucile a pompa, abbiamo aumentato il manico, abbiamo messo il freno di bocca e abbiamo migliorato un pochino il modulo cartuccia. In questo modo, usando il proiettile con la cartuccia, come vedete in questo momento spariamo colpi elettrici, consumiamo meno la capsula del colpo elettrico. Bello che ci sono i veicoli comunque. Porca puttana. Ok, quindi dove minchia ve lo metto sotto? Ma è OP. Qua c'è un'altra macchina che possiamo usare, sempre uguale, mi sa che è l'unico veicolo. Tornare alla sala, raga. Ma io dove cazzo mi sto andando? Io sono uscito, ho visto la macchina e ero già nel mio mondo. Che bello però, ma abbiamo una mappa. Sì. Madonna, porca puttana, storia. Questa cosa non l'avevo mai vista. Ecco dove, come si apre l'inventario. Robot Terescofa. Questi sono i tecnici da laboratorio. E c'è questo qui che spara laser, quello nero. L'ingegnere. Il lavoratore. Doc. Robot medico. Questo qui che impianta roba. Il Baelish. Ledge. Questo era fortissimo. Natasha. Bagasha. Trofa. Il gufo. Pacela. Rotor robot. Mamma mia, questo che bastardo. Petrusca. Dente di leone, sono le telecamere, le sfere, robo ragazza. Ah, questo non me lo dice, non l'abbiamo scoperto. Il burlac, il bombo, l'alveare, noi sappiamo. Poi ci sono nemici organici, germoglio. Questo qui era una bestia madre. Goccia di rugiada. Prego, questo è organico, me lo chiami? Va bene. E il mutante, guarda i mutanti. Ma almeno ora lo sappiamo. Noi dovremmo andare sotto qua, quindi... Oddio, mi si è aperto il cofano a caso. Va bene, quindi non dobbiamo andare qui, dobbiamo entrare. Perché mi parla ancora con quello? Allora, noi dobbiamo andare lì sotto. Quando c'è l'acqua non dovrei morire. Ma veramente qua sotto, eh? C'è un vetro, come cazzo accedo qua? Ah, era qua. Io perché me ne sono andato, porca puttana. Oddio, stanno incazzando tutti. Vai che lo spacchiamo. Comunque il punto debole sono le capsule rosse che ha. Perfetto. Dobbiamo attivare il coso. Vediamo se questa cosa può aiutarci. Oh, oh. Ha funzionato? Ah, sì. Cosa abbiamo qui? Telescova? Mi ricevi? Sì, caro compagno, la comunicazione è stata ripristinata. Allora, dov'è la tua testa? La mia testa è esattamente al suo posto, ma quella di Claire dovrebbe essere da qualche parte sul tuo piano. Come ti dicevo prima, qualcosa la sta schiacciando con una forza incredibile. Sarà sotto sta roba. Donna mia, perché ogni volta deve essere un problema? È palesemente qua sotto la sua testa. La domanda è, come cazzo la prendo? Mamma mia, un bordello, raga. Vabbè, devo far arrivare questa pallina qua. Ok. Calmo. Allora, fammi vedere un attimo qui. Allora, adesso io devo farla entrare tra queste casette così. Ok. Ok. È davvero così difficile? Ok. Ok. No. Cazzo, sì. I maledetti crostini! Sì. Fatto! Sì! Vai a cagare! E abbiamo la testa! Sì! Abbiamo trovato la testa! Ok. Quindi qual era il problema dei veri connettori beta? All'inizio non doveva esserci alcun potere discrezionale, tutti dovevano essere uguali. Sì, ne abbiamo già parlato. Allora perché servivano i connettori beta? Per proteggere il collective dagli individui che vorrebbero controllarlo. Impossibile, tutti i membri del collective sono uguali. Merda, il connettore alfa! Esatto, gli intrusi o una forza di opposizione tra uguali potrebbero provare a ottenere il connettore alfa. Ciò potrebbe causare vittime umane, che sarebbe inaccettabile.
E come avrebbero potuto impedirlo i connettori beta? Non hanno conferito alcun potere discrezionale ai loro portatori, ma gli hanno concesso di essere presenti nel Collective senza farne parte. Godevano di autonomia mentre conservavano l'accesso alla rete informativa. E con questo è praticamente ciò che abbiamo ora. Guardi la situazione da una prospettiva umana. Da quale altra prospettiva dovrei... Il capo voleva infilare gli anelli beta a qualche robot in modo che il collettivo non potesse controllarlo. Sechenov intendeva ordinare alle sue gemelle di custodire il connettore Alpha. Anche se collegato al collettivo avrebbe potuto controllarle. Nessuno sarebbe stato in grado di dare loro degli ordini. Non avrebbero nemmeno saputo della loro esistenza. Io non so se avete ancora... Mamma mia, raga, mamma mia, non mi lasciano stare. L'ultimo pezzo per completare questo cazzo di robot, Telescope. Perfetto, sto installando la testa. Doppio 2, 7, 9, 9, 1, 0, 0. Buongiorno, è ora di alzarsi. Le parti assemblate. Adesso? Procedura di autoriparazione completata. Sono pronta al servizio. Grazie, compagno. Adesso daremo inizio alla sequenza di lancio. Primo codice di lancio generato. Confermare che i codici delle sequenze corrispondano. Secondo codice di lancio generato. I codici delle sequenze di lancio corrispondono. Cambio modalità operazione delle VDLH. Nuova modalità esercitazione militare. Ce l'abbiamo fatta. Vi ringrazio, signore. Grazie, caro compagno. Ok. Oh. Compagno Molotov, per favore. È qua, Molotov. Non è sicuro qui. Mi avevano detto che era tutto sotto controllo, quindi non è così. C'è stato solo un piccolo problema, ma il maggiore Nicef, cioè volevo dire, l'agente P3 l'ha già risolto. E che cosa avrebbe risolto? Qui c'è sangue dappertutto. Non è sangue, è pittura. Compagno Sechenov, questo è un gioco pericoloso. Salve, compagno Molotov. Di che gioco parla? Sa bene che intendo, compagno Sechenov. Il suo malfunzionamento locale è una catastrofe mondiale. Centinaia di vittime umane. I suoi robot in modalità combattimento. Devo continuare? Oh, la prego. Ma prima mi piacerebbe sapere chi le ha dato queste informazioni. Viktor Vasilievich Petrov, il suo ingegnere. Un eccezionale esperto di robotica e onorevole cittadino dell'Unione Sovietica. Lo era. Adesso è il prigioniero numero 230385, condannato ai servizi sociali al complesso VAT. Per ordine suo, lei ha violato la legge sovietica. In qualità di ministro dell'industria, conosce le conseguenze. Ecco il decreto del procuratore generale. L'imminente lancio della rete neurale Collective è stato annullato, mentre lei sarà sottoposta a un'indagine a tutti gli effetti. Sono stato abbastanza chiaro, compagno Sechenov? Mi sa che è un bastardo. Compagno Sechenov. Molotov, sarebbe possibile parlare con lei in privato? Pensa che cambierà qualcosa, eh? Va bene. Allora ci vediamo qui tra 15 minuti. Alla piattaforma di atterraggio, Michael. Subito, signore. Chiedo scusa, signore. Prego, prego. Non ha fretta di incontrare il suo maestro maggiore? Stockhausen ne sembrava impaziente. C'è qualcosa che non va, maggiore? Maggiore, le ho fatto una domanda. Chiudete la porta. Che succede? Ho detto di chiuderla. Che cazzo è successo? Ma dove cazzo sono? Vieni da me. Ma...
100 euro che sono tutti vestiti così. Cioè, tutti con lo stesso volto. Fammelo vedere. Vedete? Ma perché? Poi tutti con gli occhi chiusi nella stessa posizione. Ma li sto raccogliendo sti pomodori qui. Oh. Cosa cazzo sto vedendo? Devo attraversare sto bordello così? Ok. E che cosa mi significa tutto sto percorso, scusami? Svegliati, amore mio. No, sono sveglio! Porca puttana! Peter, ragazzo mio, sei vivo? Credo di sì. Compagno Sajanov, la commissione governativa, sono morti! Qui c'è il corpo di Molotov! Ma... E gli altri? Quante persone c'erano con lui? Una quindicina. Controlla se è sopravvissuto qualcuno. Ma li ha uccisi tutti. Per la miseria. Ma che cosa è successo qui? Chi cazzo è stato? Immagino che siano entrati i robot. Per fortuna sei illeso. Compagno Sechenov, confermo che tutti i membri della commissione sono morti. È una tragedia. Tuttavia, questo non cambia nulla. Il collettivo... Ma è stato lui, quale robot? Sono d'accordo con lei, ma che facciamo col cadavere del membro del Politburo? Non abbiamo molte opzioni. Destra, pensaci tu. Mikhail, vai alla stazione radio e assicurati che la linea del governo venga interrotta. Fai in fretta. Sì, signore, ma il Cremlino si aspetterà un rapporto dal compagno Molotov. Informerò personalmente il Politburo di quanto è successo. Cerca di sbrigarti, Mikhail. Non abbiamo molto tempo. Sinistra, aiutala. Ma... Ragazzo, come stai? Male. E l'ho delusa di nuovo. E questo è decisamente troppo. È troppo per tutti noi. Un incidente terribile. Cazzo stanno facendo? Però, che culo robotico. È oscena stasera. Sono dentro, è polimero, non hanno niente di meccanico. Ci sono organici, da questo punto di vista. Che cazzo c'aveva dentro? Mi hanno dovuto fare tutta sta acrobazia per prendere sta cosa? È una chiave. Cosa stanno? Perché questa posa? Perché mettersi a pecorina per inserire una chiave? Cazzo sto vedendo, raga, ma perché?
Hanno creato una copia. Non mi dire chi assume le sue... È tipo una copia. Lo sta assorbendo? Guarda come si linguazza il cadavere. Che cos'era? È un tributo al defunto. Compagno Sechenov. Ma che cazzo. Abbiamo un problema. Sta... La Ma centrale non sta bene sta comunque lui. Eh? Qualcuno sta cercando di mandare informazioni all'Occidente. Chi? Chi è che può averlo fatto? Solo due persone avrebbero potuto. Lei e Petrov. Petrov è morto, ho visto il corpo. Solo il corpo? Beh, Petrov è prima di tutto una testa. Ma era il suo corpo. Com'è possibile? Filatova. Se il tuo complice è un neurochirurgo del calibro della dottoressa Filatova, beh, allora tutto è possibile. Hai tracciato il segnale? Petrov sta mascherando la sua firma, ma sono certo che sia in uno dei centri scientifici. Hai sentito, ragazzo? Vai a cercarlo. Subito. Ma c'è qualcosa dietro, eh? Io non so perché il nostro personaggio si fida di sto... Charles, che diavolo è successo prima? Che cosa stai chiedendo esattamente? Chi ha ucciso la connessione, la commissione governativa, appunto. Chi ha ucciso la commissione governativa? Come sono sopravvissuto? Mi spiace, non posso aiutarti. Hai perso conoscenza all'improvviso, come se ti avessero colpito alle spalle. In quel momento sono stato disattivato anche io. Cos'era quel mostro di polimeri rossi? Era un archivio di dati polimero neurale. Un archivio di dati? E cosa archivia? Cadaveri? Il capo ha detto che era un tributo ai defunti. Cosa c'entra coi dati? Dovrai chiederlo al dottor Sechenov. Per quanto mi riguarda, tutto ciò che posso dire è che il professor Zakharov è morto nello stesso identico modo. Che cazzo è? È una follia. Credevo che i polimeri fossero innocui. Ok. D'accordo. Trova Petrov e torna a Chelomei il prima possibile. Sarà l'esito migliore per tutti. Charles, perché quel mostro... Sai, quella cosa di polimeri rossi? L'archivio di dati? Perché aveva un aspetto umano? È un'idea del dottor Sechenov. Voleva che si muovesse indipendentemente. Perché un archivio di dati dovrebbe muoversi? Per poter fuggire e perdersi con tutte le sue informazioni importanti? Non fuggirà. È leale al dottor Sechenov tanto quanto le gemelle ballerine. Quando il dottor Sechenov lo rilascia nel mondo esterno, gli rimane sempre accanto con una misura di sicurezza aggiuntiva. Sicurezza? Vuol dire che può attaccare le persone? Che cosa ne pensi, compagno maggiore? Perché una sostanza polimero neurale in grado di sciogliere un essere umano in una manciata di secondi dovrebbe aver bisogno di muoversi indipendentemente? Porca puttana, mi stai dicendo che l'uomo gelatina può avvicinarsi di soppiatto e uccidere all'istante senza lasciare traccia? Mi ricorda una certa persona morta in circostanze misteriose senza testimoni, dopo essere scivolata e caduta in una vasca da bagno. Cazzo di crostini. Sì, fa riflettere. Minchia, se fa riflettere, ma sei un coglione, P3, fattelo dire. Come cazzo ti puoi fidare di una persona che... raga, io capisco la tecnologia, il progresso e tutto quello che cazzo volete, ma qua è follia, cioè, capisci? Questo fa esperimenti malati, a rischio un pianeta mette per... Cioè, raga,
è ovvio, cioè. Signori, io direi che per questo episodio comunque noi possiamo salutarci qui. Noi ci vediamo nel prossimo episodio con Atomic Heart. Io nel frattempo volevo dare un po' un'occhiata in giro per vedere se riesco a potenziarmi, a fare qualsiasi cosa, che poi vi aggiorno nell'episodio successivo. Signori, alla prossima. Ciao, belli.